Le aree interne per questa regione devono essere una risorsa e le risorse passano necessariamente per investimenti e per valore. Manifestazione davanti all'ospedale di Sulmona organizzata dalla CGIL per chiedere alla politica e alle istituzioni soluzioni che scongiurino definitivamente la chiusura del punto nascita, ma anche la classificazione in ospedale di primo livello del nosocomio di Sulmona. Istituzioni, partiti ed associazioni e singoli cittadini hanno partecipato numerosi alla forma di protesta. La difesa del punto nascita di Sulmona, così come dell'intero sistema sanitario provinciale, deve rappresentare una battaglia comune ed è su questa istanza che è stata lanciata una mobilitazione territoriale a sostegno del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Come CGIL provinciale continuiamo tutta la fase di mobilitazione del servizio sanitario pubblico nella provincia dell'Aquila. A partire dalla vicenda del punto nascita, che ormai è una battaglia che portiamo avanti da oltre 10 anni, ma chiaramente il punto nascita rappresenta solo uno degli elementi rispetto al sistema sanitario provinciale nella sua complessità. Il territorio peligno è carente di tanti servizi, di troppi servizi rispetto a quello che ricordiamo storicamente. Basti pensare che qui ormai sul territorio è rimasto un solo primario in tutte le strutture. La manifestazione di oggi ha l'obiettivo di ricostruire una comunità di intenti che sia finalizzata ad un impegno da parte della Regione Abruzzo e dell'ASL alla ricerca di una soluzione che sia definitiva sul mantenimento del punto nascita. Tra l'altro noi facciamo un ragionamento che è più complessivo, che è quello di un rilancio del sistema sanitario sul territorio Peligno-Sangrino, che parta necessariamente anche dalla riclassificazione del nosocomio di Sulmona in DEA di primo livello. Abbiamo voluto rispondere perché i sindaci sono sempre in prima linea quando si tratta di tutelare i diritti essenziali di questo territorio. Come Comune di Sulmona oggi sosteniamo la sanità del nostro territorio, il punto nascita, e attendiamo che la Regione dia delle risposte immediate e chiare. Ormai è chiaro che dipende appunto dall'ente programmatore, oggi ha gli strumenti, può farlo, e quindi oggi a gran voce chiediamo l'urgente intervento della Regione in tal senso. Ringrazio i sindacati per averlo organizzato, per aver smosso nuovamente la popolazione a questo tipo di interventi. Perché la popolazione di massa deve essere, è giusto che ci sia, ed è giusto soprattutto che la politica l'ascolti e ne partecipi, e quindi per ascoltare le richieste. Io sono sempre stata da questa parte, continuerò ad esserlo. La difesa del punto nascita di Sulmona è una priorità, a mio avviso, non solo a livello politico ma anche a livello personale.